Ciao a tutti e benvenuti a GQ Boys. Buon ponte a chi lo sta facendo, buon Sant'Ambrogio a tutti i milanesi. Come sapete, per noi il lunedì è la giornata dedicata allo sport e stiamo aspettando un grande campione, Franco Morbidelli, un grande motociclista e soprattutto, diciamo, uno dei più promettenti piloti della prossima stagione di MotoGP, quindi sentiremo un po' da lui come si sta preparando a questa nuova stagione. Noi vediamo. Nel frattempo vi ricordo che appunto il lunedì di GQ Voice continua perché alle 5 saremo di nuovo in diretta con Gianmarco Tamberi. Quindi oggi ciao Nick, intanto saluto tutti quelli che si stanno connettendo. Tra cui il nostro direttore moda Nick Pires, ma non vedo un sacco di persone, ma non vedo Franco. Vediamo. Ciao Michele. Nel frattempo, se ci sei. Eccoti. Richiesta, eccoti, ti ho trovato. Aspettiamo che Instagram ci dia la linea. Ciao! Ciao, ciao, Ilaria, giusto? Ilario, piacere, come stai? Piacere, piacere. Bene, 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 grazie. E dove sei innanzitutto? Sono a casa mia, sono nella veranda di casa mia, con il mio acquario, con la camicia, la vuoi vedere? Ciao, Ah, ciao. Ciao. Sono qui a casa mia. Senti, ma come stai? Ti stai ancora godendo il secondo posto e stai ancora, diciamo, godendo questa cosa o stai già pensando alla prossima stagione? No, no, mi sto rilassando. Sono appena tornato da una settimana durissima. Sono stato a fare il rally di Monza, che quest'anno era una prova ufficiale del mondiale, era una prova del campionato del mondo, quindi è stata molto dura, soprattutto perché era la mia prima volta. Beh, un debutto peraltro sotto fango, pioggia, freddo. Esatto. Aiuto, il servo. Ancora? Ti Mi hai senti? bloccato un attimo. Ah, sì, Raccontaci com'è stato. è stato molto molto dura per me, perché era la prima volta e mi sono ritrovato ad affrontare. E sono stato in dei punti con una macchina che non avrei mai pensato di attraversare. E poi soprattutto comunque era una gara, quindi volevo andare forte lo stesso, non è che non ho affrontato la settimana come se fosse stata una passeggiata. Ecco, comunque era una gara, quindi ho cercato di dare il massimo secondo le mie possibilità. Però è stato molto molto bello, è stato molto molto bello, mi sono divertito un sacco, è stato stressante, ma... ieri pomeriggio, finita l'ultima prova speciale, l'ultimo diciamo, percorso, mi sono proprio rilassato. Rilassato. Sì, è stato molto, molto bello. Ma senti, io ti volevo chiedere appunto relativamente al rally di Monza, c'è stato un momento o più momenti in cui magari hai preferito essere prudente e se magari invece fossi stato, diciamo, a parità di condizioni in una gara di MotoGP, quel rischio te lo saresti preso? Sì, cioè, diciamo che ho cercato di essere prudente nella maggior parte dei casi. Nella maggior parte delle situazioni bisognava essere prudenti, anche perché era un rally che richiedeva questo, perché le condizioni erano molto difficili e quindi l'errore era veramente vicino e veramente dietro l'angolo. Tantissimi piloti bravi hanno sbagliato e quindi ho cercato di essere prudente nella maggior parte delle occasioni. C'era una speciale che era tutta su asfalto e sull'asfalto mi sentivo più a mio agio, sì. E
E quindi in quella lì ho cercato di spingere un po' di più, e infatti quella lì è stata dove ho preso il minor gap dal primo e tutte le altre un po' di più, ma sì, quella lì è stata, c'era una prova praticamente tutta d'asfalto e mi Ti sei sentivo sul sentito mio un po' agio. a casa quando hai sentito l'asfalto? Cioè, ci sono delle cose simili, anche distinto magari tra le due discipline? Sì, ci sono delle similitudini. Comunque, portare al massimo una moto, la sensazione è simile a portare al massimo una macchina, ecco. Il problema è che io non avevo le conoscenze e l'esperienza adatta per portarla al massimo, però capisci che non sei al limite. Mentre guidavo, capivo che non ero al limite e non stavo sfruttando il limite della macchina, e lo senti, lo percepisci il limite della macchina. E è la stessa cosa con la moto, la percepisci, e se sei abbastanza bravo riesci ad arrivare più vicino possibile al limite. Certo. Quindi sì, ci sono delle similitudini, sì. Ma infatti volevo arrivare ma un po' anche qua, nel senso che parlando di prudenza, chiaramente se vuoi ambire a vincere, a diventare un grande campione, devi chiaramente spingerti sempre di più vicino al limite. Esatto, sì. E quando, diciamo, in questi momenti, quando lo fai, sto parlando adesso in MotoGP, chiaramente hai paura? Ah beh, allora, mentre nel momento proprio esatto in cui ti stai spingendo al limite, quindi mentre guidi, no, non hai paura. Sei talmente tanto immerso nella guida, nella tua concentrazione, che non riesci a pensare alla paura. A me capita di aver paura fuori, ripensando magari a quello che hai fatto o pensando a quello che dovrei fare. Delle volte magari prima di una partenza sono nervoso, penso a quello che potrebbe succedere, penso a tutte le possibilità che mi si potrebbero presentare davanti, e alcune di queste possibilità sono eventi spaventosi, e quindi ci penso, e quindi ho un po' di paura, ma dopo passa tutto. Quando parti, passa tutto. Peraltro, vabbè, è un tema, diciamo, cruciale. Vabbè, tu stesso hai avuto un incidente quest'estate, per fortuna, insomma, che poi si è risolto, bene, ma tutti abbiamo ancora, penso, negli occhi l'immagine dell'incidente in Formula 1 della scorsa settimana di Grosjean, la macchina in fiamme. E anche lo stesso Lewis Hamilton, appunto, ha detto, chiaramente riferendosi alla Formula 1, però ha ricordato quanto voi piloti rischiate quotidianamente. Quindi penso che il tema della sicurezza sicuramente è cruciale, no? Se nella Formula 1 magari si parla di sicurezza dell'abitacolo, quindi magari perché i piloti si salvano per come è strutturata la macchina, per voi immagino sia cruciale il discorso delle protezioni, no? Che avete addosso. Sì, esatto. Noi in Formula 1 lavorano e hanno lavorato molto sulla sicurezza, migliorando la cellula di protezione, quindi l'abitacolo che circonda il pilota. E noi non abbiamo un abitacolo, ma abbiamo la tuta, e quindi quella è la cosa che ci deve proteggere. È la prima cosa che ci protegge, e sono stati fatti tanti passi avanti nella storia, anche con Dorna, con la federazione, lavoriamo molto per aumentare la sicurezza. Ogni gara facciamo degli incontri, tutti i piloti fanno un incontro il venerdì pomeriggio per discutere delle caratteristiche del circuito e se si può migliorare in qualche zona del circuito, e se si può allargare la via di fuga o se c'è qualche curva pericolosa. La sicurezza è una cosa che nel motorsport, secondo me, è aumentata molto rispetto al motociclismo degli anni 80, 70, 80, 90. E la sicurezza è aumentata molto, ma
sta andando ancora avanti, quindi stiamo ancora migliorando. Con Dainese io lavoro a stretto contatto per migliorare tutte le cose che loro producono e che mi metto indosso. Esatto, e quindi chiaramente più sei confident e quindi più ti fidi dei tuoi dispositivi di sicurezza, di quello che indossi, più riesci a spingerti oltre. Come funziona? Anche, sì, può essere un fattore. Quando cadi, di solito quando cadi con la moto, è sempre un trauma, è sempre un qualcosa di doloroso. E se hai un abbigliamento tecnico che ti fa sentire questo dolore, meno possibile, magari magari hai meno paura di cadere, ecco, perché il dolore dopo sarà di meno. Io ho fatto incidenti molto, molto grandi e ne sono venuto via praticamente illeso. E è una cosa che sembra quasi impossibile, no? È una cosa che ti fa sentire invincibile quasi. E questo è grazie alle protezioni. Però non è un po' un'arma anche a doppio taglio, che appunto ti fa sentire invincibile, quindi magari fai qualcosa, magari ti prendi un rischio che forse non avresti dovuto prendere. Beh, quello dopo sta nella testa del pilota, no? Gestire la propria mentalità e gestire i propri rischi. Sì, dopo non vorrei diventare un pazzoide in pista perché sono protetto molto bene. No, esatto, ma cioè c'è stato magari un momento o più momenti, se ci sono stati e quali, in cui hai pensato, vabbè no, stavolta non ce la faccio, cioè stavolta non riesco, mi vado a piantare o... Ah, sì, ci sono parecchi momenti in cui pensi che cadrai o che succederà qualcosa di brutto. Delle volte succede, delle volte no. Io Ce ne quelli racconti, non lo sono. so, uno magari a buon fine, in cui poi invece sei riuscito a non cadere, a mantenere il controllo. Posso dirti l'ingresso? L'ingresso che ho fatto, l'ultimo ingresso che ho fatto a Jack Miller in curva 5 a Valencia, quelli sono momenti che non sai se riuscirai o no, però ci provi e poi come andrà, andrà. In quel caso è andata bene. In quel caso, e nel frattempo cosa pensi? Cioè dici, vabbè, vado, vedo. Cerchi di prepararti al peggio, cerchi di prepararti a un eventuale magari contatto, al controllo della moto che si può imbizzarrire, cerchi di tenerti stretto, diciamo, di tenerti abbastanza stretto e provi a proteggerti da quella situazione di pericolo, ecco. Senti, tu prima hai parlato di circuiti, di curve, nel frattempo vedo che in tantissimi ti stanno salutando dall'Indonesia. Qual è il tuo circuito preferito? Il mio circuito preferito è Phillip Island in Australia, perché è una pista veramente molto bella, fantastica. Poi il clima in Australia è stupendo, il posto è veramente suggestivo perché la pista proprio affaccia sull'oceano e quindi è una location molto suggestiva, è una pista fantastica e il posto è stupendo, quindi questo insieme di cose lo rendono per me l'evento più bello dell'anno. Ma questa cosa ce l'ha detta anche Luca Marini, che abbiamo avuto ospite settimana scorsa, della bellezza del paesaggio intorno. Sì, ma non è che a 300 all'ora quando andate te lo godi proprio il paesaggio. Dice, oh, fammi vedere che bella curva che affaccia sul mare. No, a quella velocità non vedi nulla. No, non vedi nulla, vedi solo la pista, vedi solo la pista, però già mentre guidi la pista è molto bella e mentre sei a 300 all'ora le curve che fai e i rettilinei che fai sono molto sfidanti,
e quindi molto divertenti. E dopo, quando ti fermi, che vedi, che rivedi le immagini, che vedi le foto, ti vedi te praticamente con l'oceano davanti, Eh beh, su una moto, e quindi è un molto bello. colpo d'occhio notevole. Senti, tutti i tuoi tantissimi fan che si stanno connettendo e stanno guardando la diretta chiedono di rispondere anche a qualche domanda, lo faremo tra poco, però nel frattempo volevo chiederti ancora, parlando appunto del 2021, quindi della stagione che ti aspetta, come ti stai preparando appunto per essere uno dei top rider? E quali sono le tue aspettative? Allora, ancora sono in vacanza, anche se è una vacanza lockdown, sono qui a casa tranquillo, mi alleno con ritmi molto, molto blandi, sono in vacanza. Però se penso al 2021, lo vedo come un campionato tostissimo, come quello di quest'anno, nel quale ci dovremo riconfermare, perché quest'anno, nel 2020, abbiamo fatto delle cose veramente fantastiche e sarà importante, riconfermarci. E quindi bisognerà lavorare duro quest'inverno, subito. Ti eri bloccato un Ci senti? attimo, Ci sono rimasta a siamo? quest'inverno. Sì. Ok, sì, dicevo che quest'inverno bisognerà lavorare molto duro, per arrivare in forma e riuscire a riconfermarsi il prossimo anno, ecco. Senti, appunto, recuperando una delle domande che ti hanno fatto, se tu dovessi dare un consiglio, diciamo, al Franchi Morbidelli del 2020, quale sarebbe se tu dovessi riguardare la scorsa stagione? Magari un consiglio sarebbe stato un consiglio utile sarebbe stato quello di crederci tanto fin dall'inizio. Crederci tanto fin dall'inizio. Invece, io ho cominciato a crederci da un certo punto in poi, mentre all'inizio della stagione sono partito un po', come dire, un po' rilassato, guardingo, e quindi non ho rischiato tanto. Poi ho avuto delle sfortune, per carità, ma secondo me ci sono state delle gare nelle quali non sono stato sfortunato, ma che avrei potuto far meglio Quindi se quest'anno ci però, avessi creduto un po' di più, ecco, quindi dall'inizio. quest'anno invece, quindi il consiglio lo posponiamo, quest'anno parti subito credendoci tantissimo. Credendosi. Esatto. Senti, nel frattempo, allora qualcuno chiede, sì, la diretta verrà salvata, la trovate sul nostro profilo Instagram, da Instagram TV, e poi ti chiedono, Giorgia, ti stava chiedendo qual è l'avversario che temi di più? Ce ne sono tanti, ci sono tantissimi piloti forti in MotoGP, sicuramente l'uomo da battere sarà Joan Mir, perché è stato il campione del mondo, è stato il pilota più costante di tutti, è stato in grado di essere veloce in piste lente e piste veloci, quindi si è dimostrato il pilota più completo di tutti, quindi secondo me lui sarà l'uomo da battere il prossimo anno. Ok. Senti, a livello di circuiti ci hai detto il tuo preferito, ma non quello che ti spaventa di più, invece. Ma non ci sono circuiti che mi spaventano, perché non è tanto spaventoso il circuito in sé, quanto le situazioni che potrei affrontare insieme ad altri piloti nel circuito. Però il circuito che sembra più pericoloso di tutti, in senso buono, perché non è pericoloso, ma che ti dà una sensazione di precarietà maggiore, è Portimão, perché ci sono molti sali scendi, e la moto è molto difficile da controllare, e guidare è un'altra cosa lì, e quindi forse magari Portimão.
Portimão, ok. Senti, tu sei, hai appena concluso la seconda stagione con Yamaha Petronas, ti appresti a fare una terza e avrai anche come compagno di squadra Valentino Rossi, è anche una delle cose che ti stanno scrivendo in tantissimi, quindi come vedi diciamo, questo ingresso in squadra? Ah, la vedo come una cosa molto molto bella, e come se fosse una favola un po' che si chiude, come se fosse la storia di una favola che si chiude con un lieto fine, ecco. Io devo molto a Vale, no? Vale è stato uno dei catalizzatori della mia carriera. E devo molto della mia carriera a lui, e molte delle cose che ho imparato riguardo al motociclismo le ho imparate da lui, e molte cose che ho imparato al riguardo della vita in generale le ho imparate da lui, quindi lo conosco molto bene, è un mio amico, quindi essere compagni di squadra il prossimo anno avrà un gusto molto speciale. E il mio compagno, so che il mio compagno di squadra è un pilota, è una persona molto speciale. E quindi sono curioso di vedere come andrà, e sono curioso di che effetto farà stare accanto a lui tutto l'anno e il prossimo anno, perché fino a che non ci sarò, non starò lì veramente. Non posso saperlo come mi sentirò, però solo a pensare all'idea è già una cosa molto bella che mi crea delle belle sensazioni dentro. Bene, e appunto qualcuno ti stava chiedendo qual è il consiglio migliore che ti ha dato. Beh, ce ne sono stati tanti durante la mia vita. Vale mi ha dato tantissimi consigli, detti e non detti. È difficile puntarne uno perché sono stati veramente tanti. Che bene, quindi insomma, che peraltro debutterà il fratello, mentre la scorsa stagione ha debuttato il fratello di Marquez, tu stesso comunque hai respirato moto in famiglia, quindi come la vedi un po' questa tradizione che si tramanda in famiglia? Che tu stesso hai Beh, vissuto, no? com'è? Tu stesso hai vissuto. Sì, esatto, sì. Il motociclismo è uno sport complesso, un po' complesso, quindi sembra che dove è difficile, ci sono tante cose da imparare, ecco. Può sembrare uno sport semplice, ma in realtà ci sono tante tante cose da imparare. E tante strade e tante possibilità, ma poche sono quelle buone. Quindi se hai una guida di fianco a te che ti consiglia bene, hai più possibilità di emergere e di arrivare dove vuoi arrivare, ecco. Luca è un pilota fantastico, molto coraggioso, molto veloce. Quest'anno si è giocato il Mondiale Moto2. Ha fatto una stagione fantastica, l'abbiamo visto che affrontare la stagione in maniera veramente molto computerizzata, Luca è un pilota molto freddo, preciso e fa quello che bisogna fare nel momento giusto. Peccato che gli è mancato veramente un nulla per vincere questo campionato. Ma comunque ha dimostrato che è un pilota che si merita la MotoGP e che farà cose ottime anche in MotoGP. Senti, stanno facendo delle domande pazzesche, peraltro, grazie che mi state dando una mano a condurre questa diretta. Ti chiedono se tu potessi rubare una qualità a Marquez e una a Valentino Rossi, quale sarebbe? Allora, a Mark. Ruberei la capacità di recuperare le cadute in quel modo, sicuramente.
Una caduta è sempre un problema per vari motivi e lui riesce a rischiare molto e a salvarsi da tante cadute perché è molto bravo, è molto agile e reattivo. Quindi quella è una cosa che mi piacerebbe avere. E da Vale, come ho sempre detto, mi piacerebbe avere la sua capacità di sorprendere. Vale ha sempre e questa capacità, questa dote magica di farti pensare che è finito, spacciato, e poi alla fine riesce ad emergere, riesce a ribaltare la situazione completamente e a fare delle prestazioni fantastiche anche quando non te l'aspetti. E questa è una dote che solo un campione come Vale ha e che mi piacerebbe avere. Ok, senti, cambiando argomento, ti chiedo l'ultima cosa, poi ti lascio andare. GQ è il magazine delle passioni maschili. Quali sono le tue, oltre alle moto, o se anche ti piace andare in moto, diciamo, nella vita normale, non solo in pista? GQ, allora, ok. A me piace lo sport in generale, quindi mi piace lo sport, mi piace la musica. Che musica ascolti? Secondo te che musica ascolto? Che faccia ho? Dimmi tu. Non lo so, non saprei proprio se hai qualcosa, magari delle tue origini brasiliane, quindi mi immagino qualcosa di un po' musicale, caliente. Ritmato, sì, no, io sì, io Però ascolto. ti associerei a un J Balvin, lo so che lui è colombiano, però non so. No, io ascolto un po' di. No, ti sei Mi hai bloccata, perso? ascolti. Ok. Ascolto un po' di tutto, però i miei generi preferiti sono reggae. E dai, c'era andata un po' vicina, però, con Giovanni. Sì, e reggaeton e reggae. No, sì, reggae e rock. Reggae e rock, quindi due cose un po' distanti, ma mi piace ascoltare il reggae quando sono rilassato la sera e la mattina rock. Okay. E c'è qualcosa, non so, magari una playlist che usi un po' per caricarti prima di una gara? Ascolto i Green Day. Prima delle gare ascolto molto Green Day, molto Rage Against the Machine. Sei molto anni 90 come gusti. Sì, sono un po' old school, sì. Perché Carlo, il mio preparatore, mi ha Se te lo introdotto dici alla. old school, io muoio dentro perché andavo al liceo, comunque va bene. Però dai, è il rock più bello, dai, non so, boh. Forse il rock puro 70, anni 70, 80 e il rock un po' più movimentato anni 90. Ok, e dei Green Day, per pura curiosità mia, che canzone ascolti veramente per caricarti? Perché anche mi piacciono molto. Ascolto la versione live di Know Your Enemy. Mi sembra, cioè, giusto, no? Cioè, conosci i tuoi nemici, quindi te devi conoscere bene, non solo nemici, ma insomma i tuoi avversari, li devi conoscere bene. Esatto, sì. Quella è una canzone che mi piace molto, soprattutto la versione live, quindi l'ascolto prima delle prove, prima della gara, magari. Esatto, perché poi immagino entrerai in un momento poi di concentrazione, anche se comunque è difficile poi lì concentrarsi, c'è sempre un sacco di gente intorno. Sì. Quest'anno era più facile la vita, diciamo, dentro al paddock perché non c'erano tante persone. Però è stato brutto, ci manca il calore delle persone. Vero, ne abbiamo parlato anche con altri sportivi, incide questo anche sulla prestazione un po'. Sì, senza il calore delle persone degli appassionati che vengono a vedere è una cosa diversa, è un po' più triste, sinceramente. E noi corriamo anche, cioè, soprattutto secondo me per quello, per intrattenere le persone, per
per far divertire la gente, e se la gente non c'è, senti che un qualcosa di veramente basilare e importante manca. Quindi speriamo di tornare a una situazione normale il più presto possibile. Eh sì, io l'ho vista una volta sola la MotoGP dal vivo a Austin, però appunto mi ricordo poi ero riuscita a avere i pass per il paddock, quindi insomma era stata veramente bello e divertente. La cosa che mi ha colpito tantissimo, c'erano tipo 1000 gradi, ma mille, io avevo una t-shirt, ho questa immagine di Dovizioso tutto vestito, chiaramente che stava lì a firmare, a farsi le foto con le persone, e, ma per un po' c'è stato. E io pensavo, cavolo. Cioè, comunque starà morendo perché tutto vestito, cioè, non so, era caldissimo. Però quello penso che sia parte un po' cioè, di quello che mi dà anche un po' la carica, appunto, per poi dire, ok, vado e rischio comunque tanto. Sì, esatto. La battuta del fan, l'incoraggiamento, una semplice cosa può fare la differenza. Siamo umani, quindi reagiamo agli stimoli. Quindi i nostri fan ci stimolano molto. È una cosa che è mancata quest'anno, sì. Tu però ne hai tanti, agguerritissimi, tutti ti stanno comunque incitando e appunto per il 2021 prospettando grandi cose per te e chiaramente anche noi ci auguriamo. Grazie, Ti grazie Laila. ringrazio tantissimo di essere stato con noi questo pomeriggio. Noi tra poco saremo ancora in diretta alle 5 con Gianmarco Tamberi, quindi se ci volete seguire a tra poco e a te buona serata. Grazie, grazie a voi, grazie a te, grazie a tutti. Ciao, 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 ciao. ciao.